Matteo Iachino, l'attuale leader della classifica slalom, con tre primi posti e un secondo posto. Raccontaci un po' com'è andata la tua gara, come hai trovato le condizioni. È andata bene, il posto mi piace, qua a Colluccio non c'ero mai stato, ero stato a Portopollo e le condizioni erano belle, di vento forte sia il primo giorno che il secondo. Abbiamo gareggiato con le vele, quasi tutte le vele e tutte le tavole. Abbiamo utilizzato in alcune prove la 6,3 con 90 litri, la tavola più piccola, la vela non la più piccola ma quasi, con punte a 30 nodi e fino ad arrivare a ieri sera abbiamo gareggiato con la 8,7 e la tavola grande e quindi diciamo che il range è stato completo in tutte. Gareggiato in tutte le condizioni, il posto è bello, si rientra, si esce attraverso e è andata bene. Ho avuto difficoltà nelle ultime due prove di ieri, mentre la prima è stata più facile e mentre il primo giorno avevo avuto una brutta partenza con Andrea che andava forte con la 7, infatti era arrivato secondo, non è riuscito a vincere. Adesso vedremo come finirà, gli altri sono molto forti, quindi non è ancora finita, non è detto niente. Matteo, dai qualche consiglio tecnico agli appassionati? Ah, sicuramente bisogna allenarsi molto, più ci si allena meglio è. Comunque in slalom, come spiego, cerco di spiegare sulla rubrica su Fanboard, ogni mese su giornale, bisogna conta tantissimo il trim, la messa a punto dei materiali e quindi bisogna uscire, cercare di uscire tanto, ma anche cercare di capire cosa c'è che non va in quello che stiamo utilizzando, essere sempre comodi. Avere la pinna giusta al momento giusto, l'albero giusto al momento giusto e quindi è quello che ti porta a poter competere a un altro livello, piuttosto che l'allenamento, che sicuramente conta, ma diciamo che l'allenamento è il 60% e la messa a punto attrezzatura è un buon 30-40%. Quindi questo è il consiglio che posso dare. Andate tanto in acqua, ma cercate anche di non stare sempre con roba messa allo stesso modo, cercare di cambiare, cercare di trovare l'assetto giusto. E vi accorgerete quando troverete che andrete in un altro modo. Siamo con Andrea Rosati, l'attuale secondo posto in classifica dopo quattro tabelloni di slalom. Quali sono le tue impressioni su questo posto, sulla gara? Come ti è sembrato? Ah, sicuramente è stata la gara più bella che è stata fatta in Italia fino a da quando faccio gare di slalom. Siamo stati aiutati dal vento, la postazione, il luogo insomma, dove è stato scelto di fare questo campionato è perfetto. Qui è il paradiso del freestyle, dello slalom, proprio del windsurf in generale. Quindi questo ha aiutato molto. E poi l'organizzazione anche a terra, in acqua, è stata pressoché perfetta. E quindi insomma tutto messo insieme, alla fine siamo riusciti a fare questa gara, questi quattro tabelloni. Penso dai tempi del CIF del 1990 non riusciamo a fare una gara così bella. Come mai hai deciso di partecipare sia allo slalom che al freestyle? Ma diciamo che era un'occasione per andare in acqua quasi sempre. Mi sarebbe piaciuto anche fare la Formula Windsurfing, ma non ho il materiale. Il problema è che poi si sono accavallate le gare e noi ci hanno detto che comunque potevamo fare una o l'altra, invece facendo tutto insieme è stato un po' impegnativo. Però è stato divertente, erano anni che non facevo una gara di freestyle e che non facevo manovre di freestyle e alla fine qualcosa è entrata. Certo, se fosse stato o freestyle o slalom sarebbe stato meglio, però è stato insomma, divertente. Con che materiale hai affrontato la giornata di ieri, caratterizzata da vento forte, fortissimo, un po' meno forte? Sì, ieri diciamo che abbiamo montato tutte le vele, io ho montato dalla 5,6 alla 8,6 e il vento è stato forte, la prima finale ero con la 6,3, poi c'è stato un buco di vento la prima qua, il comitato ha deciso giustamente di rifarla e mi sono giocato la carta della vela più grande, ma ho sbagliato completamente perché poi il vento anzi è anche aumentato, quindi avevo dei seri problemi soprattutto in strambata. Come tavola ho usato sempre il 98 litri, l'X-Fire, e la pinna da 33 della Tectonics. E poi dopo l'ultimo tabellone invece il vento è calato drasticamente, siamo passati dalla 6,3 alla 7, alla 7,8 fino ad arrivare alla 8,6 e ho usato sempre il 114 con una pinna da 38 cashing. Come sono le previsioni per le prossime giornate?
Oggi per fortuna ci riposiamo un pochino perché siamo stati veramente strizzati dal comitato di gara che non ha perso nemmeno un secondo per mandarci in acqua. E domani sono buone, danno maestrale come i giorni passati, danno 10-15 nodi, ma come abbiamo visto ieri questi 10-15 nodi poi sono stati 30-35, quindi domani penso sarà una sorpresa. E poi danno il vento che cala e che gira da est, e comunque qui entra il vento da est, quindi penso che fino all'ultimo giorno non si potrà dire che sia finita. Siamo con Malte Reusche, terzo classificato attualmente dello slalom. Com'è andata la tua gara? Ieri la gara è andata, diciamo, abbastanza bene, il vento era molto sostenuto e ce l'ho fatta concludere i tre tabelloni con due quarti e una quinta posizione. L'ultimo tabellone ero secondo fino alla penultima strammata, ma poi, complice la fatica e il forte vento, sono caduto e ho concluso quinto. Peccato, perché comunque ho una buona velocità e un buon controllo dell'attrezzatura, e niente, speriamo che i prossimi giorni siano ancora ventosi per poter fare ancora molti altri tabelloni. Ora sono terzo e spero di mantenere questa posizione o di migliorare. Dacci qualche dettaglio tecnico sulle attrezzature che hai usato. Ieri nelle prime due gare, nei primi due tabelloni, ho usato l'attrezzatura, ho usato la tavola più piccola, il 90 litri RRD, e come vela ho usato la 6.3. Poi in serata, quando abbiamo fatto il terzo tabellone, il vento è cominciato a calare, allora ho optato per l'attrezzatura media, una 7.9.7 con il 114 RRD. E come pinna dai 40 cm a 34 ho usato.